Ma rispetto al giudizio di legittimità che il Presidente del Consiglio deve esprimere o meno, leggo l'articolo 94. Il governo deve avere la fiducia delle due Camere, senza il consenso di Tosato, che non era ancora senatore perché non era stato eletto, ma questo nulla toglie rispetto alla sua legittimità, cioè lui non ce l'aveva fatto essere stato eletto, poi si è dimesso Bitonci ed è entrato lui, ma vale comunque un senatore come tutti gli altri, non è un senatore diverso. Io credo che sia normale che il Presidente del Consiglio non possa conoscere tutti i senatori che sono qui presenti in aula e che quindi non conosca l'anonimo senatore Tosato. Sappia comunque che quando sono stato eletto in Senato ricoprivo la carica elettiva di consigliere regionale. Facevo parte di quella categoria di rappresentanti dei cittadini che oggi il Presidente del Consiglio vorrebbe portare in massa al Senato. Potrei dire, ma non lo penso, che sono il miglior prototipo del senatore che Renzi vorrebbe in quest'Aula. Il Presidente del Consiglio poi deve rendersi conto di un'altra questione. Il sottoscritto è qui, in quest'Aula, non perché ha pugnalato alle spalle il suo predecessore. È qui perché il suo predecessore, il senatore Bitonci, è stato eletto sindaco di Padova sconfiggendo il candidato del Partito Democratico. Questa è la cruda e dura realtà. A me dispiace che il dibattito sia scivolato su questioni personali, non sarebbe dovuto accadere, ma credo che sia triste, veramente triste, che un Presidente del Consiglio non abbia l'autorevolezza di rispondere alle osservazioni politiche dei senatori di quest'Aula, ma che trasformi questo dibattito in una questione personale. Noi non abbiamo bisogno di un fenomeno al governo, non abbiamo bisogno di uno spaccone al governo, avremmo semplicemente bisogno di un Presidente del Consiglio che ha a cuore la vita dei cittadini italiani e purtroppo in questo momento l'Italia non ha questo Presidente del Consiglio.